Fabio. Caro Alberto, senti, sai cosa succede il 1º luglio? Parte il semestre di presidenza tedesca. Esatto. La Merkel, regina d'Europa, cancelliera d'Europa, imperatrice d'Europa. Mi aspetto molto, io la stimo molto, mi aspetto molto da questo semestre. Io allora ti faccio vedere una cosa interessante che penso tu pure abbia visto, ma guardiamola insieme perché secondo me ne vale la pena. Qualche giorno fa la cancelliera ha dato un'intervista ai giornali, a una serie di giornali europei, quello italiano era La Stampa, ma poi il Guardian, Le Monde, eccetera, eccetera. Ha fissato i punti programmatici del semestre di presidenza tedesco, che andrà appunto dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2020. E per fortuna, cioè è veramente nella disgrazia, diciamo, il fatto che la Germania prenda le redini d'Europa nel momento clou della risposta alla pandemia, Ma quanto è quantomeno. importante, Fabio, avere il semestre di presidenza? Cosa vuol dire Beh, in pratica? quello che vuol dire è che fissi l'agenda, cominci a dare l'impulso a tutti gli altri paesi, cioè cominci veramente a tempestare i ministeri vari con riunioni, documenti, liste delle cose da fare, insomma, un grande paese che ha una capacità organizzativa importante, che ha un prestigio importante, in 6 mesi riesce non a cambiare il mondo, ma diciamo così, l'Unione Europea tu la devi considerare un po' una portaerei o una corazzata, se vuoi. Quindi quando cominci a girare il timone, ci mette parecchio tempo poi per cambiare la rotta. Quindi la presidenza europea di un paese come la Germania è il timoniere che effettivamente può portare a un cambio di rotta, perché ci vogliono proprio, diciamo così, quella che si chiama capacity, no? Institutional capacity, cioè ci vogliono ministeri che hanno l'organizzazione dietro ai ministri, ci vogliono i tecnici che sanno quali sono i dossier importanti, ci vogliono i diplomatici che sanno come costruire il consenso, eccetera, eccetera. Chiaro che la Slovenia o il Lussemburgo hanno questa capacità. Lussemburgo ha la capacità di una città come, che ne so, Verona. Quindi vediamo un attimo che cosa ha detto la Merkel in questa intervista, che chiaramente era un'intervista diretta a tutta l'opinione pubblica europea. Noi andiamo a vedere sul sito del Guardian, facciamo i fighi, no? Andiamo a leggercela in inglese così. Vediamo. Allora, cominciamo, insomma, non la guarderemo tutta, guarderemo la parte interessante per noi, che è quella centrale. Insomma, chiedono, la crisi ha colpito non solo l'Europa, sta. È tutto il mondo che sta combattendo contro la pandemia e contro i demoni politici, dice dicono gli intervistatori. E quindi e la Merkel dice: sì, esatto, abbiamo bisogno di una risposta univoca, okay? Come l'abbiamo data nel 2008. Okay. E come insomma sarebbe il caso di darla anche oggi. E poi entrano nel vivo del Recovery Fund, che adesso si chiama Next Generation Fund. Dice, ma allora voi tedeschi avete fatto delle concessioni importanti ai paesi del Sud Europa. E vede la Merkel. Ecco qua,
dice una cosa interessante. Io non credo sia utile parlare di paesi nordici, di paesi del sud e di paesi dell'est europeo, dell'est Europa. Questo è un modo manicheo, cioè è in questo modo il mondo appare in bianco e nero. Quello che dobbiamo fare è che ognuno di noi si deve mettere nelle scarpe dell'altro, deve vestire i panni dell'altro per rendersi conto quali sono i veri problemi. E questo mi sembra, insomma, dal punto di vista della Merkel, mi sembra un approccio molto interessante. No? Tu come la pensi, Alberto? Vai avanti. Questa immedesimazione, no? Dice, dobbiamo immedesimarci tutti nel... Però, buon modo di dirlo. Ma insomma, poi dicono, ma allora poi... La domanda, ovviamente, da un milione di euro, è il gruppo di frugali, che poi sarebbe Austria, Olanda, Danimarca e Svezia, stanno seguendo un approccio difensivo, diciamo così, se non io direi ostile al Recovery Fund. Come mai la Germania non è più in questo campo dei paesi frugali? E la Merkel dice, guardate, per la Spagna e l'Italia la pandemia significa, rappresenta un costo, un peso enorme in termini economici, sanitari e emozionali, perché ci sono state decine di migliaia di vittime. In queste circostanze, per la Germania è giusto non pensare solo a se stessa, ma essere preparate a mettere in campo un atto di solidarietà straordinaria. Ed è questo lo spirito con cui abbiamo presentato la proposta di Recovery Fund con Emmanuel Macron. Per inciso, la proposta franco-tedesca è per un recovery fund di 500 miliardi di euro, mentre la Commissione è stata di manica più larga e ha proposto 750. Lo dico perché, insomma, alla fine, se il fondo fosse di mezzo trilione, non di 750 miliardi, non sarebbe una sconfitta per la Merkel, e non sarebbe una sconfitta di questo approccio che definiamo solidaristico. E poi, insomma, come la vedi su questo punto, come dal punto di vista politico, come che ti senti? È una grande statista. Quindi tu sei d'accordo con questo suo, diciamo? Certo. Vabbè, se andiamo oltre. La domanda successiva è: che cosa è successo alla frugalità, insomma, al braccino corto dei tedeschi? E la Merkel giustamente dice, quando c'è una crisi di questa magnitudine, ognuno deve fare quello che c'è bisogno di fare, ciò che ci si aspetta che ciascuno faccia, per essere, diciamo, per dare la traduzione letterale. E quindi noi dobbiamo fare qualcosa di straordinario. La Germania ha un debito, un rapporto debito-PIL basso, e quindi si può permettere in questa situazione straordinaria di accumulare debito. Tra l'altro è anche importante per noi tedeschi tenere il programma all'interno dei limiti, all'interno della cornice, direi io, dei trattati europei. E quindi noi abbiamo trovato una soluzione a questo evento straordinario che non viola i trattati europei. Questo è un punto
molto interessante che poi verrà sviscerato dopo. Ma dal mio punto di vista è anche importante, perché è una lezione per noi, noi italiani e in generale tutti i paesi che sono refrattari alla disciplina fiscale, è la Germania ha un debito basso, per cui adesso può permettersi non solo di dare un impulso alla propria economia, ma anche di trascinare tutti gli altri. Cosa sarebbe successo se invece la Germania fosse stato un paese che non avesse adottato la disciplina fiscale? Adesso saremmo tutti con le pezze al sedere, quindi dovremmo baciare i piedi della Merkel, di Schäuble e di tutti quelli che negli anni passati contro i consigli degli imbecilli hanno mantenuto la disciplina fiscale, hanno mantenuto il pareggio di bilancio, perché se uno si fosse messo a sentire gli imbecilli, adesso la Germania non avrebbe le risorse per tirare la carretta fuori dal pantano e per tirare tutti gli altri paesi europei fuori da questo disastro. Chiusa la parentesi. E poi questo è stato, vedi, questo, il paragrafo successivo è stato quello che ha attirato, diciamo, la maggiore attenzione su cui sono stati fatti. Dice, ed è anche interesse della Germania che questa situazione economica si superi nel migliore dei modi e che l'Europa abbia un forte mercato interno e in questo modo l'Unione Europea cresce insieme nel senso senza tutti i paesi, senza disintegrarsi. E la cosa che è importante, questa è proprio l'ultima frase, è quello che è buono per l'Europa è buono anche per noi tedeschi. Quindi questo è, diciamo così, la sintesi della visione europea della Germania, che dovrebbero rileggersi notte e giorno gli imbecilli che dicono che invece la Germania fa i propri interessi, quelli che battono sulle stupidaggini tipo la deflazione salariale in Germania ci ha portato al disastro, quelli che dicono che l'unica ad essersi avvantaggiata dell'euro e la Germania, insomma tutta la canea somarista, vediamo io, che cerca di suscitare le reazioni dell'Europa più ignorante. Questo dovrebbero rileggere tutte le mattine appena alzato. Vai sotto, Fabio, vai sotto quando parli d'Italia. Vado sotto, andiamo un po'. Dunque, dove sta? Eccolo qua. Adesso, questa è la domanda interessante. Il MES? Perché dice, oh, lo debbono decidere loro. Okay, quindi non è che entra nella diatriba tra Conte, i 5 Stelle, il PD, che sì, ma questo... Sì, lei dice, l'Italia dovrebbe usare i fondi del MES. Dice, abbiamo creati. In Italia li abbiamo creati. Ciascuno può fare uso di essi, non li abbiamo resi, non li abbiamo creati perché rimanessero inutilizzati. Esatto. Okay. Allora la risposta di Conte è stata totalmente inappropriata. Conte ha risposto: si faccia i fatti suoi, capito? Ma perché Conte è un poveretto che di economia capisce poco, deve presentarsi, deve capire la sintassi qui altro che l'economia. Ma lei appunto non fa nessuna polemica con l'Italia. Però siamo ancora un paese di poveretti dove prendere atteggiamenti forti contro i tedeschi paga, no? E per cui facciamo... Sì, ma è proprio l'atteggiamento del pezzente che va sotto la casa del padrone quando si è sbronzato a dire... Io faccio meno dei tuoi soldi. Esatto,
è proprio un atteggiamento tra il puerile e il cialtronesco. E la Merkel, cioè, con una certa eleganza, gli ha detto: ognuno può utilizzare quei soldi, me li abbiamo messi a disposizione. Se voi siete talmente imbecilli che non li utilizzate, le conseguenze le pagate voi. Cioè, noi ve li abbiamo messi, non li volete, poi non venite a dirci... Sì, ma non ha detto neanche questo, capito Fabio? Non ha detto neanche quello che tu dici. Sì. No, ma quello è la mia traduzione. Come dire, un po' libera. Quell'imbecille di Conte, che non vuole capire o fa finta di non capire, ha risposto neanche così a tono. Piccato. Esatto, sul tono che è molto diplomatico. Quindi è questo modo... Ma poi perché? La cosa che è più, come dire, irritante è che c'è una pregiudiziale ideologica per modo di dire, perché parlare di ideologia quando si parla del Movimento del 5 Stelle è un po' voler esagerare. Ma questi qui si sono messi in testa che il MES non va bene per motivi che non sono particolarmente intellegibili, e quindi povero Conte sta lì a fare il pesce in barile tra il PD, dove almeno un minimo di un barlume di buonsenso ancora alberga, e i 5 Stelle, che sono così, sono determinati a opporre un rifiuto. Quindi povero Conte sta lì, forse... Vai sotto, Fabio. Sì. Quando parlo della generazione del 1989. Sì, vedi, lei appunto è ancora la generazione dell'89, nel senso che prima dell'89 era nella Germania Est. Questo intende dire, forse lo dico per chi non... per quelli a cui questa caratterizzazione risultasse critica. E qua dice una cosa molto interessante, più che altro nella risposta successiva, ok? Gli chiedono: ma l'Europa ha ottenuto i benefici della sua rivoluzione, cioè del crollo del muro di Berlino? E la Merkel dice sì e no, perché abbiamo avuto un incredibile successo dal 1989, ma in quell'euforia noi abbiamo, non abbiamo visto che c'erano dei tratti lasciati dalle dittature nei 40 anni dalla Seconda Guerra Mondiale. Quindi quello che lei dice è: c'è un virus di natura autoritaria che alberga in questi paesi dell'est, dove la dittatura è durata 40 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma anche, poi tra l'altro c'erano delle dittature anche prima della Seconda Guerra Mondiale in alcuni di questi paesi. E quindi dice: queste tracce non abbiamo fatti i conti, cioè non ci siamo resi conto che poi ne avremmo pagate politicamente le conseguenze. I paesi del blocco dell'Est hanno avuto solo pochi anni per sviluppare le loro identità nazionali. Quindi molte di queste accession countries, che sono, diciamo, gli ex paesi del patto di Varsavia, hanno un entusiasmo per l'Unione Europea come, diciamo così, un agente di pace, ma sono scettici su tutto il resto. Displaced skepticism.
E noi dobbiamo capire il perché. Questo dice, diciamo così, è un po' un'ammissione di fallimento dal punto di vista politico. Cioè non siamo riusciti a far capire alle nuove generazioni dei paesi dell'ex patto di Varsavia che l'Europa non è solo una questione economica, è un progetto politico e un progetto politico che ha dei valori alla base. E quindi non è che si possono rifiutare questi valori e scegliere sul menu solo i benefici economici. E quindi poi, insomma, c'è qui tutto un discorso un po', le risposte della Merkel sono un po' ispirate al linguaggio diplomatico, per cui dice, vedi, gli chiedono dov'è che bisogna tracciare la linea sulle violazioni della rule of law. No? E lei dice l'opposizione, ad esempio, deve essere, all'opposizione bisogna garantire dei diritti. Poi ci vuole un sistema giudiziario indipendente, ci vuole un'informazione che dia voce a tutte le opinioni. Questo sarebbe il minimo, però di che sta parlando la Merkel? Sta parlando dell'Ungheria di Orban e della Polonia di Kaczynski, che tra l'altro va alle urne domani. Ed sono elezioni per il Presidente della Repubblica molto, molto contese. E insomma, queste un po' sono le parti più interessanti a fini interni nel senso della. Aspetta un attimo. Europea. Dimmi. Fammi vedere questo qui sulla Cina. Sì, questo ti volevo far vedere perché ovviamente è il punto che su cui vorrei sapere come la pensi. La Merkel è stata sempre molto pro-cinese perché la Germania ha nella Cina un partner commerciale molto, molto importante, quindi è sensibile ai desiderata di Pechino la Merkel. Però, come vedi... Vai sotto, is China calling the Western democratic edifice of Europe into a question? Ma vedi, anche qua, molto diplomatica. La Cina è diventata un player globale, quindi noi siamo un partner nella cooperazione sul climate change, su cui non mi sembra che la Cina poi sia molto, molto ben disposta. Ma insomma, a me sembra, e vorrei la tua opinione al riguardo, una posizione molto morbida sulla Cina. Non parla di Hong Kong, tanto per capirci. No, parla di Hong Kong, parla. No, ti dirò, guarda, allora io parto da un altro presupposto, mi aspettavo peggio. Ti aspettavi peggio? Peggio, sì. Perché dice, is China calling the Western democratic edifice of Europe into question? Lei non dice di no. Dice, dovremmo incominciare col fare qualunque cosa possiamo per renderci più resilient. Dobbiamo stare insieme, altrimenti ci indeboliremmo. La Cina è diventata un global player, questo ci fa parte nella cooperazione economica e nel combattere il climate change. Ma anche competitors con sistemi politici molto diversi. Non parlarsi è senz'altro una pessima idea. Lui non concede nulla, eh. Lascia Ho aperto. Capito che non concede, però qui la domanda è molto diretta. Cioè, la Cina sta mettendo in discussione l'edificio democratico dell'Europa. Non dice no. E lei dice no, esatto, non dice né sì né no, insomma, dà una risposta un po'. Implicitamente dice sì, capito?
Io mi sono, mi sarei aspettato che lei dicesse no. Invece lei non dice no e implicitamente dice sì. Per cui è più spostata favorevolmente di quanto io mi aspettassi. Ma è solo un problema di percezione mia, eh? Ma io invece mi sarei aspettato un richiamo più forte alla, diciamo così, ai valori europei, alla, alla democrazia, alla libertà, contro l'autoritarismo, eccetera, eccetera. Cioè, perché... Ok, ma conoscendo la Merkel non avrebbe mai potuto dire quello che tu pensi. No, appunto, il fatto che non lo dica... Ti dà un po' la misura della sua riluttanza a prendere il toro per le corna, capito? Ma i tedeschi non prenderanno mai il toro cinese per le corna, sono troppo investiti. Sì, sì, lo so. E quindi poi c'è la Brexit, che adesso la Brexit, ecco, questa la Brexit sta diventando veramente una farsa, lo era già, adesso sta diventando una farsa al quadrato, all'ennesima potenza, perché sono passati 4 anni abbondanti dal referendum e la situazione, a parte i parlamentari europei che eletti in UK, che sono tornati a casa, poi per il resto il Regno Unito continua praticamente a godere di tutti i benefici della membership dell'Unione Europea, e con tutta la canea che è stata messa in piedi, con tutte le promesse di Boris Johnson che se ne sarebbero andati immediatamente, con o senza l'accordo, stanno ancora lì e, se vuoi il mio parere, al 31 dicembre, che sarebbe il 31 dicembre 2020, che sarebbe la data ultima per l'uscita vera e propria, non si sarà concluso nessun accordo. Infatti Barnier e tutti gli altri che più o meno si occupano del dossier dicono: guardate, non c'è nessuna possibilità di arrivare a un accordo serio, quantomeno che non sia traumatico. Va bene. Alberto, Fabio. ti saluto e niente, se chi vuole vedersi tutta il resto dell'intervista può andare, non so se sul sito della stampa, mi sembra che non sia, insomma, è disponibile solo per gli abbonati, per questo io ho preso il sito del Guardian dove ci sono, diciamo così, dove chi legge bene l'inglese, conosce bene l'inglese, può godersi le risposte senza avere l'abbonamento. Bene, Fabio. Va bene, ciao Alberto, Grazie, un ciao. abbraccio, ciao ciao.